Io ti farò domande, tu mi rispondi Che quello viene, perché non mi ricordo neanche niente di quello che viene, quello. tranquillamente. Ascolta, l'obiettivo è poi quello che avevamo condiviso in quel documento, che è quello di comunque, ecco, rispetto a quello che ti ho scritto, anche quello magari alla fine di dare proprio anche qualche consiglio, cioè nel senso che comunque diventa importante lo sport come prevenzione per quello che Certo. sono le malattie, cioè che è anche un passaggio quello a cui tengo proprio come obiettivo finale. Va bene. Allora, partiamo dall'inizio. Sì. Allora, Paolo, tu un passato da sportivo, Sì. anche di buon livello, insomma di alto livello, poi dopo, come tanti ragazzi, decidi di non proseguire la tua attività, Esatto. agonistica e diventi sostanzialmente un sedentario. Divento sostanzialmente un sedentario, cioè Parti poi lavoro. Sì. Sì, dall'inizio dicendo ero uno sportivo. ok. Ero uno sportivo, nel senso che comunque dagli 8 ai 18 anni ho frequentato e praticato calcio partendo dai pulcini, ecco, quindi ho fatto tutta la trafila. Poi a 14 anni un osservatore del Torino mi nota nella mia squadra e nel giro di pochi mesi mi ritrovo a fare questo salto da Verona, che è la mia città di origine, a Torino, questa grande città, entrando nel settore giovanile del Torino. Nel giro di poco tempo gli allenamenti aumentano, quindi un'intensità importante, continuo a studiare e arrivo a fare tutta la trafila da giovanissimi, allievi, Beretti, fino a qualche occasione anche con la Primavera del Toro, che in quegli anni comunque era, come è tornato un po' ad essere oggi, un settore giovanile molto importante, forse il migliore insieme a quello dell'Atalanta. Quegli anni poi erano anni importanti perché comunque c'erano giocatori che poi hanno fatto anche strada in Serie A, perché parlo di Cravero, di Comi, di Benedetti, Pietro Mariani che è passato anche da Bologna, lo ricordiamo con affetto, quindi insomma sono stati anni molto importanti. Poi decido di smettere perché ero in balia di una scelta, cioè continuare a studiare perché era l'anno della maturità o continuare a giocare. La società mi ha messo di fronte a una scelta, un opt-out, mi ha detto o studi o giochi perché gli impegni sono ormai troppi. Io facevo circa 200 giorni di assenze su 250 a scuola, nonostante questo sono stato sempre promosso, sono riuscito a dare sempre i miei esami, però ho deciso di studiare e di trasferirmi poi a Bologna dove inizio di fatto un'altra vita, ecco, quindi una vita che era completamente diversa da quella frequenza di sport e di allenamento che avevo E sempre. diventi sostanzialmente, si può dire la parola Si può sedentario. dire sì, si può dire sedentario perché comincio a studiare e quindi passo la mia vita sui libri, poi faccio la vita da studente, quindi oltre a essere sedentario succede una cosa che non avevo neanche preventivato, una cosa tira l'altra e comincio anche a fumare, che era una cosa che fino a quando ho giocato, fino ai 20 anni, non avevo mai toccato una sigaretta, quindi nell'essere sedentario subentrano delle abitudini poi che si rivelano a lungo andare normali per un ragazzo di 20 anni, di 25 anni, ma che comunque forse iniziano a incidere anche sul mio metabolismo, perché comunque inizio a prendere qualche chilo, perché ero comunque 75 kg quando giocavo, nel giro insomma, di un po' di anni aumento anche di peso, quindi sicuramente diventa una vita che per me è normale, ma riguardandola oggi la vedo come una vita un po' sregolata, E quanto ecco. va avanti questa vita? Guarda, sostanzialmente va avanti fino a pochi anni fa, perché insomma allo studio, poi dopo la laurea, subentra un altro fattore stressante, che è l'inizio di una routine lavorativa molto impegnativa. Faccio libero professionista, mi laureo poi in criminologia, quindi inizio a girare l'Italia per il mio lavoro e macchina, sigarette. Clienti, stress, telefonate, quindi la vita che fanno sostanzialmente tanti liberi professionisti, tanti anche
insomma, personaggi che girano il mondo per il commercio. Quindi alla fine subentra anche un fattore di lavoro molto, molto impegnativo che diventa la mia vita. Adesso arrivo a lavorare anche fino a 15-16 ore al giorno, perché finito il lavoro mi piace talmente tanto che continuo anche ad avere abitudini di lavoro serale, per esempio col computer prima di ripartire il giorno dopo. Quindi questo è un po' il quadro in cui si sviluppa sostanzialmente la parte centrale della mia vita. Quindi una prima parte chiamiamola sana, una seconda parte molto sedentaria e anche stressante sotto tanti punti di vista. Fino a quel 25 aprile. Il 25 aprile succede qualcosa che ti cambia la vita. Sì, esatto, il 25 aprile di 2 anni fa, proprio riassumendo i concetti che dicevo poco fa, succede un fatto che lavoro fino al mattino, perché ero anche impegnato su un progetto molto, molto difficile, quindi stacco di lavorare che era proprio l'alba, perché avevo finito una call internazionale anche con paesi stranieri, quindi là era giorno, qui era notte, quindi alle 5 del mattino mi corico, sapendo che alle 8 mi devo svegliare. In realtà poi mi sveglio, ma trovo una sorpresa inaspettata. Insomma, quella notte mi succede un fatto importante, cioè ho un ictus, dopo scopro che è un ictus pontino, quindi un ictus tra i più pericolosi, e mi colpisce durante il sonno. Ecco, quindi al risveglio mi ritrovo con tutti i sintomi tipici di questa patologia, quindi ho la parte destra del corpo che non riesco più a muovere, ho una deformazione sul labbro e molta difficoltà nel linguaggio, perché al buongiorno della mia famiglia non riesco a spiaccicare parola e quindi mi rendo conto di quello che mi è successo. Da lì che cosa Da lì succede? succede che vengo ricoverato al Maggiore, in questo reparto che è proprio dedicato a chi è colpito da ictus, un reparto veramente di una competenza e una professionalità dove in quel momento scopri veramente anche delle cose che ti rendono orgoglioso anche insomma, di essere seguito. E vengo ricoverato, rimango dentro una settimana. Mi ritengo tra i più fortunati, tutto sommato, perché a fianco a me trovo le conseguenze di questo problema che colpisce molte persone, molte delle quali poi non ritornano più a una vita normale. Tutto sommato mi rendo conto che nella cosa che mi è successa mi sono ritenuto fortunato, perché ero uno dei pochi che camminavo anche se male, e comunque comincio a prendere consapevolezza, ecco, di quello che mi è successo. Come lo sport ti ha aiutato in quello che vediamo oggi? C'è una persona completamente recuperata, anzi, uno sportivo. Quindi parliamo un po' dello sport, Sì. come innanzitutto come ti sei tornato ad avvicinare a questo primo amore che era lo sport? Allora, ricordo con grande attenzione quelle notti passate dove l'unico rumore di quel reparto era il rumore delle macchine, che insomma erano sempre accese. E io in quelle sere ho cominciato a riavvolgere il nastro. Sembra retorica perché lo senti raccontare da molti, però in quelle notti ho cominciato a ripensare a quella che era stata la mia vita. E i medici, nell'incominciare a seguirmi, con uno staff dedicato, incominciano a parlarmi di sport. E lì si è riaccesa un po' la lampadina, perché ho ripensato a com'ero, a come ero diventato e a quello che mi era successo. Mi incominciano a diagnosticare il fatto che le cause di quello che mi è capitato non sono per fortuna legate a problemi cardiaci, cosa molto frequente a volte, quindi tutti gli esami cardiaci danno esiti molto confortanti e gli esami sono perfetti. Ecco, quindi i fattori unici, secondo l'equipe del Maggiore, sono stati lo stress e il fumo. Quindi da lì mi consigliano di riavvicinarmi gradatamente. Gradualmente allo sport e comincio a ripensare alla mia vita. E quindi un fattore curioso che tiro fuori le foto di quando giocavo e comincio a ritrovare certe motivazioni. Ecco, rimango dentro una settimana e
e pian piano, nel giro di 15 giorni, comincio a camminare, a sforzarmi di camminare, perché ho ancora molti problemi di equilibrio, uno dei passaggi importanti è che non riuscivo ad avere una camminata normale. E quindi le camminate sono state il primo passaggio, ecco, quindi importante. Comincio a fare dei chilometri perché esco la mattina e comincio a camminare per la città, quindi avevo già un beneficio psicologico di riflessione, ma anche tornavo a casa la sera contento. Premetto che ero arrivato a pesare 96 kg con questa vita sedentaria, ecco, quindi dai 75 nel giro di 20 anni sono arrivato a pesare 96. Ecco, quindi la camminata è stato il primo passaggio. Poi mi prendo un periodo di riposo, mi trasferisco sugli Appennini. Camminate nei boschi, la convalescenza, per fortuna anche all'ospedale di Porretta e dintorni mi viene assistita, quindi psicologi, logopedisti, riabilitazione motoria. E le camminate nei boschi, visto che sono anche un appassionato di funghi, mi fanno molto bene. Ecco, mountain bike, incomincio a inforcare la mountain bike anche in montagna. Ho grandi problemi di equilibrio, quindi ricordo le grandi cadute con la mountain bike perché non riuscivo ad andare dritto, ma non smetto di crederci. Quindi da questo punto di vista è stato un sacrificio. In quel momento interviene poi, come sempre accade in questi casi, una coincidenza fortunata, perché bisogna insomma, avere anche le coincidenze giuste al momento giusto. Quindi in quel momento incontro, reincontro meglio, perché già ci collaboravo, Immobiliare San Pietro, che mi dà la possibilità di ripartire anche come professionista, perché in quei mesi per un anno circa ho smesso di lavorare io poi, ecco. Quindi Immobiliare San Pietro mi dà la possibilità di tornare a lavorare, scopriamo di avere valori comuni, e quindi nasce lì l'idea poi di, visto che mi ero ripreso quasi completamente a livello fisico, di costruire un progetto formativo ma anche sportivo all'interno dell'azienda, che poi insomma si è concretizzato nel 2018. Quest'anno Sì. avete intrapreso il primo vostro campionato di calcio a 7 Sì. e tu che facevi parte della squadra, non un over 35, non un over 40, ma una Esatto. squadra a tutti gli effetti con giocatori anche molto più giovani Sì, di te. esatto. Diciamo che nel momento in cui è nato questo progetto con Immobiliare San Pietro, con WISP, che intanto ringrazio entrambe insomma, per essere qui e per aver comunque dato la possibilità a noi, a me, di tornare a vivere delle emozioni importanti. Decido non solo di fare il dirigente all'interno di questo progetto aziendale e con WISP, ma di fare anche il giocatore. Dicono che il fisico abbia una memoria sportiva. Più mi allenavo e più mi tornava proprio la voglia di competere. E decido di farlo non in un over 35, un over 50, ma sapevo che per migliorarmi fisicamente dovevo mettermi a confronto con dei ragazzini, anche per stimolare l'orgoglio. E quindi ci iscriviamo al campionato di calcio a 7 provinciale WISP nel 2018, che abbiamo concluso da poco. Matricola, mai giocato prima insieme, con grande soddisfazione, come tu sai, insomma. Però non è finita qua, perché adesso ci sono delle sfide importanti per il futuro, me l'hai già detto, io lo so già, vuoi partecipare anche da podista, è una Allora, competizione importante. mi sto allenando, intanto sono tornato ad avere ecco, ci tengo a dirlo, una regolarità nell'allenamento fisico, nel senso che al di là degli allenamenti per il calcio, mi sto allenando in media 4-5 volte a settimana e i prossimi obiettivi sono la Strabologna il 26 maggio, dove partecipiamo anche come gruppo aziendale Immobiliare San Pietro. Poi altre maratone che sono in programma nella nostra città, a Bologna, ma anche sto guardando a un'esperienza che vorrei fare. Se riesco, ma dicendolo sottovoce, di partecipare a una maratona importante, anche solo per andarci e camminare, ma occorrere fin dove riesco, che è la maratona di New York a novembre. Quello è un passaggio importante per me, è qualcosa di incredibile perché effettivamente 2 anni fa è iniziata un'altra vita ed è fantastico solo parlarne, insomma. Allora, tu sei un po' diciamo,
tuo malgrado il manifesto di quello che può fare la sedentarietà, sani stili di vita non propriamente sani. C'è un consiglio che ti senti di dare alle persone che oggi non se ne accorgono magari di fare una vita non completamente sana, ma insomma sì. Gli effetti arrivano. Sì, diciamo che anche quello che diciamo, io ho 54 anni, quindi diciamo che l'analisi che ho portato a casa è che quello che si è a 50 anni in qualche modo lo costruiamo fin da giovani. I medici del Maggiore, che ringrazio, tra l'altro la Stroke Unit, il professor Procaccianti, tutta l'equipe che mi hanno seguito, mi hanno detto una cosa: io in realtà ho avuto salva la vita per i miei trascorsi sportivi. Mi hanno detto: guarda, se c'è un qualcosa che ti ha comunque consentito di rimanere in vita è assolutamente il fatto che hai costruito una struttura fisica e anche cardiaca che ti ha comunque consentito di attutire il colpo in qualche maniera. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di non smettere mai di fare qualcosa ogni giorno. Anche una camminata di mezz'ora ci induce ad aver meno voglia di accenderci una sigaretta successivamente. Ecco, io ricordo che anche quando fumavo e giocavo, magari qualche partita ogni tanto, anche se erano molto rare, poi comunque dopo la partita quell'oretta dove non avevi voglia di accenderti la sigaretta era un passaggio che è fisiologico importante. Quindi il consiglio che do è la regolarità, di ascoltare il proprio fisico e soprattutto di non smettere di muoversi. Poi è chiaro che questo è inciso e incide molto sull'alimentazione. Ecco, una cosa che ho scordato di dire è che in questo periodo di ricostruzione ho modificato molto le mie abitudini alimentari e quindi ho incominciato a curare anche questa parte. Quindi un mix tra forma fisica, alimentazione, che avevo sempre sentito pubblicizzare, ma che comunque ho capito che era veritiera solo quando mi è capitato qualcosa sulla mia pelle, insomma.